Karen. Presenta. Allora, io sono Franco Idda, Free Art, e un po' di tempo fa mi era venuta un'idea per comunicare in una maniera strana delle poesie. Non avevo ancora ben capito che cos'era, c'era di mezzo un pezzo di carta, poi è arrivata lei che mi ha detto: io una volta ho messo 100 poesie, più 200, sotto i tergicristalli delle auto, quindi mi ero messa in testa di fare una grande distribuzione di brani tratti dalla poesia classica, in teoria. Poi mi sono stufata perché c'è tutto da fuori, quindi ho incontrato Franco. Allora io ho detto: perché non facciamo delle poesie volanti? E cioè prendiamo dei poeti, troviamo delle poesie, le stampiamo e ci facciamo degli aeroplanini e li andiamo a lanciare dalla mole. E lei ha detto: ma che bella questa cosa! Ci siamo attivati, abbiamo unito le forze e proprio credendoci alla fine l'abbiamo fatta, l'abbiamo realizzata. Abbiamo un po' chiesto anche il permesso proprio, no? Grazie anche al Museo del Cinema, perché l'idea di farlo di nascosto non era proprio bella, insomma, volevamo poterlo fare liberamente, non un lancio poetico. E allora abbiamo aperto un'email alla quale hanno risposto e hanno inviato poesie da 33 poeti italiani, tra cui appunto Carlo Molinaro, Clara Vaito, che frequentano il concertino del balconcino, noi ci siamo conosciuti lì, i miei mercanti, insomma tante persone, per cui abbiamo stampato, ho prodotto gli aerei. In questo ci ha aiutato Luciano, mio marito, che ha collaborato, marito, sì, che è un esperto di costruttore di aeroplanini. Diciamo che lui aveva previsto che molti sarebbero finiti sul tetto, però vabbè, diciamo che ha aiutato. Quindi alla fine, ridendo e scherzando, una cosa che ha la sua comunque, diciamo, forza anche nella semplicità, perché con questo abbiamo anche voluto, diciamo, far vedere che delle volte con anche solo una cosa semplice si può creare un qualcosa anche di carino. Sì, abbiamo coinvolto le persone sopra, c'erano dei turisti americani, inglesi, francesi, e si sono divertiti tantissimo loro, quindi abbiamo coinvolto, insomma, le persone, perché è stata una cosa simpatica. E non sembra, però alla fine, contando questo, contando l'altro, contando su, contando giù, alla fine tutto l'evento ha coinvolto una cinquantina, se non anche 60 persone, perché tra quelli del cinema, loro che ci hanno aiutato a fare gli aeroplanini, e quello che ha scritto e quello che ha pensato, alla fine 50-55 persone, comprese i poeti, si sono messi in movimento. E anche questo, insomma, è una bella soddisfazione come coinvolgimento. Abbiamo un altro progetto, sempre adesso abbiamo fatto volare le poesie, e per Natale ci sarà un altro evento di raduno poetico, insomma, abbiamo in mente qualcosa per fare. Sì, ma la cosa poi è come le patatine, perché alla fine ne mangi una e ti viene appetito. Con questa massima. E quindi penso che se ne vedranno di altre e di molte in giro. Va bene, ok. Grazie. Grazie.